Buongiorno ragazzi, bentornati nel canale. Stiamo andando avanti con la costruzione del nostro comodino. Oggi andremo a capire come realizzare i famosi cassetti che da voi, da parecchi di voi mi è stato chiesto: ragazzi, fate vedere come realizzo i cassetti. E io ve lo faccio vedere. Un ringraziamento a tutti i nuovi iscritti. Vi chiedo la gentilezza di condividere il mio canale, ragazzi. Fateci conoscere in giro in modo che riusciamo a crescere quel tanto, in modo che io possa dedicare più tempo per voi. Detto questo, andiamo avanti con il nostro tutorial di oggi. Allora ragazzi, per calcolare la misura del nostro cassetto, se abbiamo i frontalini, lo ricaviamo ovviamente dai frontalini. Se non avessimo fatto i frontalini, lo saremmo andati a ricavare dall'interno del nostro vano. In questo caso abbiamo i frontalini. Quindi abbiamo due cassetti. Per prendere le misure dei nostri cassetti, una misura standard che io adotto sempre, levo 2 cm di sopra e 2 cm di sotto del mio cassetto. Quindi anche in quello sotto levo 2 cm di sopra e 2 cm di sotto dal mio frontalino del cassetto. Quindi l'altezza del mio cassetto finito sarà esattamente 13 cm. Essendo che i frontalini sono uguali, sono tutti e due 13 cm. Quindi ragazzi, abbiamo disegnato il nostro cassetto, marchiamo 13 cm di altezza. Andiamo avanti a vedere le altre misure. Allora ragazzi, andremo a montare la classica guida, la guida semplice da cassetto estraibile con le nostre ruote in PVC. Questa guida qua classica ha un ingombro di 12 mm totale, quindi noi abbiamo un vano interno che è 36 cm, quindi di larghezza dobbiamo levare 2,5 cm, quindi la larghezza totale del nostro cassetto sarà 36 meno i due spessori delle nostre guide, che sono 2,5 cm, e andiamo a 33,5. Siamo riusciti a calcolare la larghezza precisa del nostro cassetto. Procediamo con la prossima misura. Ragazzi, terza e ultima misura che abbiamo bisogno per realizzare il nostro cassetto è la profondità. La profondità qua abbiamo 38,5. Essendo che il frontalino non va interno ma va in battuta, il nostro cassetto deve essere 38,5 scarso, perché non dobbiamo far andare a picchiare contro lo schienale in fondo per non rischiare che poi non ci stia. Noi lo facciamo un paio di centimetri più corto, lo andremo a fare 37 cm, e quindi marchiamo sul nostro compensato l'ultima misura di cui abbiamo bisogno. Ora abbiamo profondità, larghezza e altezza. Possiamo andare a fare i due cassetti. Ragazzi, per fare i cassetti io uso del multistrato di betulla. Quindi abbiamo 1,50 m, quindi ogni striscia esce praticamente l'intarsiatura di un cassetto. Quindi facciamo 13, 13, 26. Marchiamo 28 cm, un po' più abbondante, mettiamo una riga, marchiamo il nostro taglio e col seghetto alternativo, che abbiamo praticamente tutti, andiamo a tagliare. Ragazzi, se siete da soli e non riuscite a tenere il pezzo come sono io da solo, perché Benedetto mi sta riprendendo, mettiamo un pezzo sotto qua quando abbiamo dato un taglio, mettiamo una morsa e questo da questa parte qua non mi cadrà mai. Andiamo avanti a tagliare. Fatto questo ragazzi, andrò a tagliare due strisce da 13 cm, che è la misura del mio cassetto, poi farò quattro fianchi da 37,
ovviamente per 13, e due fianchi da 33,5 meno i due spessori dei due fianchi. Procediamo. Fatto questo, ragazzi, andremo a creare ora una fresata interna qua dove poi andrà incastrato il nostro fondo del cassetto e lasciamo circa 1 cm dal di sotto. Procediamo. Allora ragazzi, i nostri fianchi devono essere 37 finiti, io l'ho sgrossati a circa 40 centimetri. Ora dobbiamo calcolarci il 33,5 totale. Come si fa a calcolare il 33,5 totale in un modo facile e preciso? Prendiamo i nostri due fianchi, prendiamo il nostro metro, mettiamo 33,5 esterno da una parte, che è la misura massima, ok? E guardiamo all'interno la misura che ci rimane, 31. Quindi i fianchi 37 e il frontale e lo schienale, diciamo, del nostro cassetto, per avere un cassetto da 33,5 dovranno essere precisamente 31. Andiamo a tagliare sul bancosega i nostri pezzi. Ragazzi, li abbiamo sgrossati, quindi nessuno dei due lati è in squadra. Quindi ora prima li andremo a intestare tutti da un lato in squadra perfetti. Dopodiché metteremo lo scontro e faremo 4 fianchi da 37 e il frontale e il posteriore del cassetto a 31. Procediamo. Ragazzi, l'abbiamo intestati tutti, abbiamo messo lo scontro a 37 e andiamo a rifilare dall'altra parte per squadrarli. Procediamo. Finiti i fianchi, ragazzi, abbiamo spostato lo scontro a 31, andiamo a tagliare i traversi. Allora, ragazzi, questi sono i fianchi e questi sono i traversi del cassetto. Quindi il cassetto poi sarà composto ovviamente in questa maniera qua. Ma prima di andare a incollare dobbiamo fare un'altra cosa. E qual è? Allora, ragazzi, se noi mettiamo il nostro fondo del cassetto così, siamo obbligati a incollarlo prima di chiudere il cassetto e se un domani si rovina il fondo, che sono molto soggetti a rovinarsi, dobbiamo spaccare il nostro cassetto. Quindi leviamo i fianchi, che i fianchi sono pronti per l'incollaggio, prendiamo per ogni cassetto un traverso, per ogni cassetto uno, ragazzi, e andremo a levare questo pezzo qua. Ok? E arriviamo non qua, ma a filo interno.
lasciamo praticamente il pezzo pulito senza la fresata. Procediamo. Ragazzi, ovviamente, fosse un cassetto solo, devo fare solo un pezzo, che è quello posteriore. Essendo che i cassetti, i nostri, sono due, andrò a fare due pezzi. Procediamo. Imposto la lama interno, in modo che quando andrò a tagliare mi rimane esattamente il pezzo pulito senza la fresata. Ora ragazzi, questo è il mio davanti del cassetto, poi qua ci andrà il nostro frontalino, qua abbiamo l'altro fianco, ovviamente, e qua avremo il dietro che deve rimanere in questa maniera qua, perché poi noi andremo a infilare dal di dietro il nostro compensato e lo faremo incastrare dentro e lo faremo scorrere e poi lo andremo a bloccare con due o tre viti sul fianco. Ma ora andiamo a vedere come metterlo insieme. Ragazzi, vi ho fatto vedere come fare col marcapinne, vi ho fatto vedere come fare con la dima. Oggi andremo a vedere un modo ancora più pratico e più fai da te per mettere insieme i cassetti. Noi dobbiamo unire in questa maniera qua il nostro cassetto. Quindi, come facciamo noi in un modo molto 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 facile? Prendiamo un tacco quadrato, squadrato, che sia ovviamente un po' più alto del nostro cassetto e ce lo andiamo a posizionare con una morsa sul nostro banco. Ovviamente il lato sotto deve essere in squadra, ragazzi. Poi dobbiamo montare il cassetto in questa maniera qua. Forse è meglio che Benedetto venga da sto lato di qua. Messo il tacco, ragazzi, questo è il traverso e questo è il fianco. Noi dobbiamo andarlo a fissare esattamente in questa maniera qua. Quindi cosa facciamo? Prendiamo una morsa, blocchiamo il nostro traverso in modo da tenercelo fermo. Ok? Prendiamo un'altra morsa, blocchiamo il nostro fianco in modo anch'esso da tenerlo fermo, preciso, che sia perfettamente a filo, e con un trapano con una punta da 6 a legno marchiamo la profondità, ovviamente della nostra spina leggermente più abbondante, andiamo a fare due fori. Uno. E due, dove poi innesteremo le nostre spine. Ripetiamo l'operazione. Stringiamo bene le morse, ragazzi, perché sennò ci si muove. E andiamo avanti con l'ultimo lato, ragazzi. Sendo, ragazzi, che l'abbiamo messo insieme in modo fai da te, sotto andremo a fare un pallino, uno, uno, due, due e tre, e abbiamo le chiamate per come va montato il cassetto, perché l'abbiamo fatti in modo fai da te, non abbiamo fatto dima, non abbiamo fatto niente, altrimenti poi diventiamo matti a
trovare i pezzi. Procediamo e facciamo nella stessa maniera l'altro cassetto. Pronti i cassetti, ragazzi? Ora mettiamo ovviamente i pezzi con le chiamate che avevamo fatto in precedenza in modo corretto. Prendiamo il nostro amico Vinavil, diamo un po' di Vinavil nelle spinette, diamo un goccettino di Vinavil anche qua. Andiamo a posare il pezzo preciso, incastriamo la nostra spinetta e la buttiamo dentro. Ripetiamo l'operazione per tutto il cassetto. Mettiamo anche l'altra. Come potete vedere, entrano belle precise. Un goccio di colla di qua e anche dall'altra parte. Spinetta. Vinavil. Questo è un altro metodo, ragazzi, molto più semplice e molto più fai da te. E andiamo a inzicare le nostre spinette. E i nostri fori. Allora, ragazzi, abbiamo messo tutte le nostre spinette. Come potete notare, il nostro cassetto è perfettamente allineato ovunque. Ora partiamo e diamo le morse. No. Non stringiamo tanto. Anche dall'altra parte, appena appena. E ora andiamo a controllare le diagonali. Controlliamo le nostre diagonali, ragazzi. 49 e mezzo, 50 e 3. È appena appena fuori squadra. Quindi noi prendiamo una morsa, la puntiamo. È normale, ragazzi, nei cassetti che vi fa questo lavoro qua. La clicchiamo un pochettino il cassetto e ricontrolliamo le misure. 49 e 9, 49 e 8. Direi che siamo perfetti. Allora, ragazzi, per questo tutorial è tutto. Abbiamo realizzato il nostro cassetto in un modo facile, semplice e molto molto fai da te. Ovviamente le cose di rondine ve le ho fatte vedere, i marcaspine ve le ho fatte vedere. La dima ve l'ho fatta vedere. Questo è un altro sistema molto molto facile per voi, perché basta il navigatore e riuscite a fare in un attimo le spine per i vostri cassetti. Per questo video è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo tutorial, dove andremo a montare il cassetto nel nostro comodino e andremo a piano piano a bordare il cassetto e i fianchi per finire il nostro comodino. Ringrazio tutti i nuovi iscritti. Continuo a invitarvi a iscrivervi al canale e a condividerlo, ragazzi, perché più cresciamo e più è meglio per me e per voi. Un saluto da Diego.